Allora, Gianfranco Funeri è un ospite fisso della Riviera, quest'estate no, però... No, io non sono un ospite fisso. Perché ci abita. Ecco. Però quest'estate si è lamentato, perché? Perché sono aumentati i prezzi, perché i parcheggi non sono un modo per facilitare la residenza ai turisti, ma soltanto un modo per fare dei soldi al comune. Mi sono lamentato per questo motivo. E anche perché, avendo una villa in collina e un appartamento biblioteca sul lungomare di Roano, mi è accaduta la spiacevolezza di pagare 11 milioni di carrozzeria per i danni che delle persone hanno dato alla macchina e 3 milioni di multa, mi sembra eccessivo. Con 14 milioni prendo l'elicottero e vado a Lufgarde a Monte Carlo. Ascolta, quanto è cambiata la Riviera? No, ma non è cambiata, è stato uno sfogo, come giustamente ha detto il sindaco Vaccarezza. Però ero molto seccato e però la Riviera deve stare molto attenta, perché sta esagerando col ceto medio-basso a livello di prezzi, secondo me. Quindi qualcosa deve cambiare? Deve cambiare, deve aumentare la qualità dei servizi ed essere più parsimoniosa con i costi, secondo me, ma questo è un suggerimento amichevole. E i parcheggi? I parcheggi sono l'ira di Dio, d'altra parte come fare? Io per esempio adesso ho una disturba di una gamba, devo andare con la macchina fino al mare, se no non ci andrei a piedi, ecco, questo voglio dire. Quindi bisogna appellarsi al buon senso di coloro che vengono a farci visita, però poi alla fine agosto è finito, settembre è un sogno, guardi che temperatura che c'è, buonasera signor, e quindi va bene così. Grazie. Insomma, grazie.